Un brindisi all'arrivo del Natale che ha fatto registrare circa 15.000 presenze. Il rituale appuntamento laico, nato casualmente dopo il terremoto del 2009, prende sempre più piede. Un momento di allegria e convivialità che raccoglie tanto interesse, soprattutto nel pubblico dei giovanissimi. Musica e tanta voglia di divertirsi. Sin dalla mattina si sono create lunghe code di macchine, tutte dirette verso il centro storico cittadino. Piazza Regina Margherita, la location dove si sono concentrate il maggior numero di persone. È sempre stata una tradizione da preservare. Ora c'è più questo fatto di uscire fuori anziché di chiudersi nelle case, ma secondo me non è un fatto negativo. Quindi io ho molta fiducia nei giovani e mi auguro che le loro speranze vengano esaudite. Questo è un evento che ormai da un po' di tempo è decollato e che sta riscuotendo un grande successo. La città è in fermento anche come segno di ripresa dalla tragedia, insomma, che abbiamo vissuto noi. Con tutto il cuore vi faccio i miei migliori auguri a tutto l'Aquila e tutto l'Abruzzo. Non sono mancati all'indomani le critiche sui social per il post aperitivo legato ai rifiuti che sono stati lasciati per le vie del centro, ma la maggior parte dei commentatori suggeriscono che bisognerebbe pensare di aumentare cassonetti per la raccolta differenziata della spazzatura e installare più SEBAC, ma che la gioia del Natale riesca a rendere più serene le festività. Tutto può essere migliorato con tanta buona volontà e senso civico da parte di tutti.